prego, della Camera di Commercio di Crotone, di Vibo Valenzi e di Catanzaro, il dottore Pietro Alfredo. Una lezione plebiscitaria che però mi trasmette una grande responsabilità, quello di dovermi occupare dell'ente camerale praticamente a tempo pieno, che è quello che farò. Abbiamo parlato, abbiamo detto che questa nuova Camera di Commercio metterà al centro delle proprie dinamiche il rapporto con le associazioni di categoria. Spesso questo rapporto è stato messo da parte, identificando e ragionando in maniera estensiva sull'articolo 67 della Costituzione, che prevedeva senza vincolo di mandato per i parlamentari. Nel nostro caso vorremmo che la Camera di Commercio fosse un ente di raccordo con le associazioni di categoria, perché proprio da loro, dalle filiere produttive, dei servizi, del turismo, dell'agricoltura, dell'industria e dell'artigianato, debbano provenire quelle istanze che ci mettono nelle condizioni di poter immaginare delle soluzioni. È una lezione importante anche per la qualità del Consiglio che in questa Camera di Commercio sarà chiamato a intraprendere una sfida così importante, quella di mettere insieme i tre territori. Sono dei territori diversi, sono dei territori particolarmente difficili nelle loro dinamiche socio-economiche. La nostra quindi è una vera e propria sfida, cercheremo di fare del nostro meglio per mettere nelle condizioni le imprese che rappresentiamo attraverso le associazioni di categoria di avere nell'ente camerale un punto di riferimento per la promozione, per la progettualità, per la internazionalizzazione e la digitalizzazione delle imprese stesse. Vorremmo tanto che questo ente diventasse e ridiventasse la casa delle associazioni di categoria, come dicevo prima, attraverso loro la casa delle imprese, per mettere nelle condizioni tutti di poter immaginare un percorso sicuramente di successo per le aziende stesse in un periodo così difficile. È una crisi particolarmente difficile, ne abbiamo passate tante di crisi dopo quella da Covid, la crisi strutturata, quella del 2008, dalla quale ancora abbiamo delle conseguenze importanti, e poi la guerra in Ucraina, e adesso il caro carburante. Sono sicuramente delle operazioni di macroeconomia che vanno fatte. Il sistema paese dovrà dare delle risposte alle aziende, sono certo che le darà, sono certo che il nuovo governo ce la metterà tutta per dare delle risposte efficaci, come è successo in altri paesi dell'Europa.